250 azionisti di Banca Etruria pronti a far sentire la loro voce. Gli investitori, assistiti dall'avvocato Rizziero Angeletti, saranno infatti presenti all'udienza preliminare fissata per il 10 marzo sul filone di inchiesta dell'ostacolo alla vigilanza per richiedere al GUP di potersi costituire parte civile. Ho consegnato la memoria con i nominativi, con le nomine e con la richiesta di accesso agli atti e di richiesta di comunicazione e notificazione degli atti che possono riguardarci. Con il procuratore con il quale mi sono incontrato ieri mattina ho avuto uno scambio di idee circa lo stato delle cose e l'evoluzione dei procedimenti. E lui è molto felice che gli azionisti siano presenti e che sostengano le ragioni dell'accusa. Certamente siamo in presenza di un primo procedimento che è quello dei primi di marzo, che rappresenta il minimo di quello che secondo il nostro punto di vista sarà aperto in un prossimo futuro. Mi riferisco ovviamente ai procedimenti per bancarotta fraudolenta che riguarderanno diverse persone. Noi saremo comunque presenti all'udienza, cercheremo di farci riconoscere come parti civili, ma al di là del riconoscimento giuridico di parti civili o meno, saremo presenti per essere non soltanto lì fisicamente, ma anche moralmente, proprio a testimonianza del fatto che non lasceremo nessuno spicciolo indifeso per gli azionisti e non ci limiteremo alle azioni locali, perché intendiamo approfondire tutti gli argomenti che ci consentono di verificare se gli alti vertici delle istituzioni abbiano adempiuto correttamente i loro doveri, specialmente di controllo e di intervento a tempo debito.